Penso che sia evidente il posizionamento che l'Italia deve tenere. Basta con la dittatura di Maduro, che blocca l'ingresso delle medicine, che non dà da mangiare ai venezuelani, popolo meraviglioso e ricco di tante cose, a cominciare dai valori. E penso dunque che si possa, siamo ancora in tempo, a evitare una carneficina e una guerra civile. Tuttavia, Maduro deve andarsene. Deve immediatamente permettere che si facciano elezioni. E io penso che chi nei mesi scorsi, negli anni scorsi, ha visto nel Venezuela di Maduro un modello, oggi si debba vergognare. Se qualcuno di voi pensa che mi stia riferendo al Movimento 5 Stelle, ha perfettamente ragione. Si devono vergognare, come si deve vergognare la Lega, che a parole dice chissà che cosa e poi in aula vota insieme al Movimento 5 Stelle in una posizione di terzietà per la quale Nicolás Maduro ringrazia Roma, Berlino, Parigi, Madrid, Londra, Washington, tutte da un'altra parte. E Maduro ringrazia Roma. Tecnicamente parlando, una gigantesca vergogna, un'onta per la diplomazia. E vorrei mandare un abbraccio affettuoso a tutte le ambasciatrici e gli ambasciatori della Farnesina. La nostra autorevolezza internazionale è seriamente minata da scelte di questo genere.